Senti, è venuto un piemontese e ha detto finalmente ha scoperto dove si è nascosto Belsito. Si è nascosto, si è sgamato, si è sgamato, ha detto che Emanuele somiglia a Belsito. Si è sgamato Emanuele. Comunque, non c'ha tutti i torti, cioè somigli un po' a Belsito. Senti, lingotti, per noi non ci sono dei rimborsi, delle cose, niente. I lingotti, dove li hai messi? I lingotti, va bene, questa sicuramente la cancelleremo. Ad Antonio erano finiti i soldi per comprare la cravatta. Non ci sono mai stati i soldi, okay. Questo mi potevo permettere. La questo, banca. La banca, la banca. Adesso, è arrivata a metà e ha detto, quanto costa? 50 euro, se la tagli 25. La segna a 30 e 60 giorni. 30. Oh, c'è la nuvola, bene. Noi siamo a l'Urban Caffè. Siamo da prendere un caffè. Il suolo, diciamo, oggi non siamo vicini. Entrare. Oggi non ci hanno fatto entrare, suolo, non abbiamo pagato. Non abbiamo, non è suolo, pagato. Il suolo, non lo so se è stato pagato. Sinceramente, non lo so. Non il suolo, tutto a posto. Tanto siamo in campagna elettorale, non va niente. Non va niente, non va niente. Avete promesso i voti, tutto a posto. 60 voti, ho promesso. 62. 62 a Manfredo. Ah, sono 60 molti candidati. Bene, ok. Allora, a proposito di campagna elettorale, stasera viene l'onorevole Francesco Boccia. A proposito di campagna elettorale, che ci mangiamo? Che ci mangiamo, Antonio? Ci beviamo qualcosa? Sì, sì. Stasera, okay. Adesso. Adesso. Adesso, e mo ci beviamo qualcosa. Mo ci beviamo qualcosa. Non c'è tratta da solo. Stasera viene Boccia. Che con la fidanzata, con la fidanzata, la De Gregori, che è del PDL, lui è del PD, è vero, è vero, è vero, e appoggiano Ciliberti, e poi, cioè, giustamente, cioè, gli mancava l'UDC, gli mancava l'UDC, PD, PDL, UDC, benissimo, e poi domani viene Frato Ianni, domani viene Frato Ianni, l'assessore alle politiche giovanili della Regione Puglia, SEL, che appoggia Totaro. Sì. E non notizia, non ho capito più niente. Lo so. Ragazzi, no, bene, diamo queste notizie. Scusate, poi. È lui che il re è stato arrestato, è stato mandato in esilio. Ma, ma chi è quel Vittorio, quel certo Vittorio? Ma sa proprio di sì, mi sa di sì. Bene, è tutto un casino. Belsito, tu vai regalando i lingotti. I giornali non li leggono, non li Lord, come si vede questi giornali qua non li leggono, la ha raggiunto l'ospite, il pitone bianco. Come sta il pitone, fra? Cresce Santo Martin. C'è anche il pitone bianco, hai sta bel sito. Oggi la parola d'ordine, bel sito. Il lingotto è arrivato tardi, Franco. Ma pure la patata, se l'è rubato. Si è rubato. Si è arrivato tardi, Franco. Quindi posso tardi, tardi arrivasti. Sa come sfotti poi a mettere a chiangere. Va bene, andiamo avanti. Vedevo un'immagine stamattina su Facebook di un padano. Sì. Senti, ma non sappiamo chi è stato elezioni. Ma chi era quello a fianco a Pasquale? Il Papa. C'era quello, l'avevi visto qualche parte. Sì, si divertono a fare i fotomontaggi. E mi hanno messo prima di fianco a Bossi e poi di fianco a Berlusconi. Ciao Papa. Uno con di meno capelli. E giustamente si vedeva troppo la differenza. Si vedeva troppo la differenza. Un ingiugio, è stato un ingiugio, lo ammetto. Silvio mi ha chiamato, mi ha promesso un sacco di soldi. Posso fare una domanda ai nostri ascoltatori, video ascoltatori? Sì, certo. Volevo chiedere, ciao, ma onestamente, non lo diciamo forte, infatti, ma non vi fanno schifo la maggior parte di questi? No! Giovani in carriera. Giovani, bene, il pitone è bianco. Ah, benissimo. Ti si asciuga da carriera. Il pitone, andiamo ai giornali, sì. Possiamo, ce la facciamo. Eccolo qua, teatro. Iniziamo. La Pietas Romana. Mezzogiorno, lavori al Giordano, indaga la procura, spread, piacere, nuovo precura. Incubo, piacere, precura. Lavoro, CGL all'attacco, la Camusso, faremo lo sciopero generale, la Fornire ai sindacati, ora incontriamoci. È fatto un incontro, gli spogliarelli di Arcore. Noi non ci eravamo invitati il pitone bianco. No, non si può, non ci dovete, è molto grave. La prossima volta il reato è quello. Sì, bravo. Sì. Il reato è che non ci hanno invitato a noi. Perché non mi hanno invitato? Perché non avete invitato il pitone? Berlusconi a sorpresa al processo Ruby, erano gare di burlesque.
Ah, sì. Capito? Sì. Dai PM. Scusate la mia ignoranza, non arriva alla vostra. Ma che cos'è burlesco? Non potevo salire, dai, di giochi. Giochi. Dai PM, altre accuse alla vitola, pressioni sui big per soldi all'avanti. I vestiti me li dava Gheddafi, Berlusconi. Vabbè, niente, queste sono le nostre notizie. Burlesco. Andiamo avanti. Volta la peggio. No, vabbè, questo non ci interessa. Gazzetta del Mezzogiorno di Capitanata. Teatro Giordano indaga la procura. Aspetta. Acquisiti atti per appalto e incarichi. E nel frattempo il teatro è ancora chiuso. A Foggia, sì. Caso Amica, restano dentro Boss e Picciotti. Foggia Lumezzane, non più a Bari ma a Lecce si farà la partita. Marchionne è stato a Foggia, la FIOM CGL analizza la visita alla SOFIM, scusate, da 2 giorni, un modello che penalizza lavoratori. Furti di rame, sparatorie e ronde contro i predoni. Hai capito? A Manfredonia, nelle campagne di Manfredonia, conflitto a fuoco. Al via il rally delle auto senza tempo, automobilismo. A Foggia il trofeo Teodoro Perugini. Teodoro Perugini al cartodromo Santa Cecilia di Foggia. E noi bene, con la vista buona, con tutte le caratteristiche idonee, tutto quando guardiamo gli altri. Sì. Evviva l'Italia. Evviva Giordano, la procura, abbiamo detto, acquisisce le delibere. Il comune ha fatto bene a denunciare la vicenda. Bene, questa è la pagina cronaca, ci sono gravi indizi, restano dentro. I mafiosi hanno fatto la raccolta differenziale. La FIOM, infatti, la FIOM in fabbrica si consuma il furto della democrazia. Chiudiamo. 6 università straniere al via Star Agro Energy. Tutte belle notizie stamattina. Andiamo, vai avanti. Io penso pure io. San Giovanni Rotondo, bus gratis per tutti. Il comune rilancia l'iniziativa turistica su sollecitazione dell'associazione degli albergatori, come ad Assisi. Bella, questa è una bella. Oh ragazzi, sentite questo: venite in Venezuela, investite, conviene. Quando partiamo? Sì. E poi vi sequestro. Quando partiamo? Dove si trova la Venezuela? La venezuelana, a fianco bar de Padre. Sequestro e stupro, arrestato un pastore, sconderà 12 anni a Cagnano Varano. Mannaggia, ordine di carcerazione. Quest'anno Manfredonia, un pastore in meno. Botta risposta del presidente del circolo Selle, gli 8 fuoriusciti dal gruppo, Manfredonia. Il pitone non approva. Niente. È vero, anche noi. Banda di minorenni utilizzata per lo spaccio, altri 3 arresti a Manfredonia. Uno finisce al Fornelli, gli altri 2 associati in comunità. Ah, io ho capito, al Fornello. Non ha rostuto. Pesca a strascico, correte fuori legge, scattano sanzioni ai comandanti dei pescherecci, sempre Manfredonia. A Carpino. Ah, scusami, Vieste, perdonami. Anche Massimo D'Alema a sostegno di Rocco Di Brina. Questa dovrebbe essere una bella notizia per Carpino. Già, se la vendono per buona notizia. Entra nel vivo la campagna elettorale. 2 in lista. Due in lizza a Carpino, 2 candidati sindaco, Rocco Manzo e Rocco Di Brina. Tra continuità di gestione e cambiamento. Carpino, tutto Rocco. Tutto Rocco, sì. Rocco di San Rocco. Com'è il La sigla che hanno usato per pubblicizzare l'evento, com'è? Quale evento? Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, lasciamola andare. Siamo chiusi. D'Alema. Finché la barca va, lasciala andare. Lasciamola andare. Poco plumbeo. Oggi le comiche. Mongelli paga acqua e tribune a Casillo e lui gli fa la guerra. Don Pasquale monetizza il suo addio, si gioca a Lecce. Buongiorno, grazie, benvenuti. Porta del Golfo, Bari dà la sveglia. Peschici rinuncia alla tassa di soggiorno ma recupera il grottone di Manacora. Pirro, questa è buona. Porta Promodagna, Michele Pirro. Il pilota di San Giovanni Rotondo che sta facendo la MotoGP quest'anno. MotoGP di San Giovanni Rotondo. Si è fatto promotore per la promozione del territorio di Capitanata.
Finalmente. Diciamo nel finalmente, mondo, finalmente. Nel mondo, finalmente. Don Pasquale. Bene, andiamo, andiamo, questo è Foggia. Vogliono sapere che fine farà il parco industriale del Golfo, costi e prospettive di una struttura che sembra senza futuro. Se vogliono, glielo vendiamo. Stacchiamo e ci buttiamo. Sì. Come Totò la cosa, allora, come si chiama? La fontana. Vendiamoci sto porto, così c'è un po' di soldi. Giustamente, sennò poi Bari che deve fare? No. È l'aeroporto, giustamente. La Moldavia esiste. La Moldavia. No, non parliamo di questi progetti di Moldavia. Andiamo. Andiamo, Emanuele. Anche la Puglia, Mattino. La Puglia Nord. Vendiamo tu, svendita. Svendita. E smettila tu, togli quelle mani. Mattino di Foggia. Giordano in scena la morte di un teatro. Chiuso per lavori di restauro per un tempo superiore a quello che Oberti impiegò per costruirlo. E in questa provincia si chiudono i teatri. Sì, sì. O meglio, nel caso di Foggia, il problema è che l'hanno vinto. Non si riaprono. Il problema è che l'hanno vinto. La buona sanità passa anche da qui a Manfredonia, il dottor Graziano Riccioni, autore di un importante lavoro che promette di migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da cardiopatia ischemica cronica. Questa è una bella notizia, è successo al San Camillo di Manfredonia, all'ospedale. Le associazioni foggiane in difesa degli eremi di Pulsano di Monte Sant'Angelo. Finalmente! Oh, no, ma costruiamo come tanto. Scusate, sole e due. Scusa, cioè, ci sono sti eremi da tanti anni. No, ma che, cioè, no, io non lo so pure. Due case, due foto. Fotografie. Due foto? Sì. Signore, ma non vedi? Facciamo le fotografie. Se no le costruiamo. Se no le costruiamo. Sì, costruiamo. Costruiamo. Dove sta San Michele? Dove sta San Michele? San Michele sta giù. E togliamo con le scale, perché poi la gente. Così scendono anche le macchine. Cioè davanti al santuario. No, arrivano, passano le macchine. Facciamo le scelte, togliamo con le scale. Togliamo proprio San Michele, mettiamo il parcheggio. Bravo! Parcheggio in pieno centro. San Michele, no, non siate. Non siate blasfemi. Noi. San Michele sta giù. San Michele sta noi, voi siete blasfemi. Cioè, io non lo so. No, bel sito, dove va? Bel sito, vieni qui, bel sito. Hai capito? Cioè, io non lo so. Bel sito, si segga. Pitone, fermatelo. Io devo far vedere una cosa. Ragazzi, allora. No, togliete il mattino davanti al pitone bianco. No, per piacere. Sediamoci. Ragazzi, noi siamo per strada, quindi la gente ci vede, ci sono pazzi. Già siamo per strada. Facendo. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, uno sprint mai visto. Chi è? Juve e Milan, la volata scudetto, 6 partite in 22 giorni. Bene, domani capolista con la Roma, Rossoneri col Bologna, Allegri tentato da Cassano, Conte da Quagliarella, la sfida continua. E Marotta non molla la presa su Drogba. Se viene a Drogba la Juve. Ma Drogba. I rompipalloni. Va bene. Domani. I rompipalloni. Berlusconi, domani pomeriggio non sarò in tribuna a San Siro, devo essere presente alla semifinale di Burlesque. Chi è? Sì, domenica viene. Domenica, domani. Ciao! Era in diretta, ciao! Questa è bella. Bel sito, io vi saluto. Mandaci un po' di qualche diamante che noi ci servono. Sì, così salutaci il trota. Il trota! Ciao trota! Qua c'è un Ciao. Grazie al nostro ospite. Ciao, ci saluti il pitone bianco. Sì, volevo dire mattino, una frase. Ci dico. Che mora amore e che gamba tanto. Un piatto di maccarugua a casa. Vorrei farti notare, è importante, importantissimo. Grazie Franco, grazie. Dove va? Non l'apro, no. Dove va? Il clima, le previsioni del tempo. Le previsioni del tempo. Le previsioni del tempo le dobbiamo far vedere, no? Sì. Eccolo qua! Il pitone, ragazzi, aspetti la notizia seria. Va bene, ci sono. Va bene, ci mettono delle immagini un po' sconce su questi giornali. Antonio, partecipate. Noi siamo blasfemi. Le chiavi, chi l'ha presa? Stavamo dicendo, si è bloccato. Aderito alla campagna, comprate una cravatta da Antonio Gargallo. A 30-60 giorni. Bel sito.
buona giornata. Il pitone ci ha detto già il la sua pitone frase. Ha già detto tutto. Ha detto è uscito il sole. No, dopo quelli in tassa. Se no, Monti mette la tassa. Dopo quelli in mare e Monti, la testa del pitone sembra robustita di idee. Ah, volte idee. Ciao! Buona giornata e buon weekend! I love you. A presto!